La dottrina dello zodiaco e della piramide. Sapete, Satana lavora agendo su due fronti. Il primo fronte è che egli intrufola dei suoi operai, dei suoi apostoli, dei suoi maestri, dentro la cerchia dei credenti cristiani che hanno accettato il messaggio dell'ora che Dio ha mandato tramite il suo profeta William Branham. Tramite questi agenti intrufolati, Satana agisce dal di dentro, da dentro la cerchia dei credenti. Il lavoro che Satana compie tramite i suoi agenti intrufolati è in sostanza questo. Primo punto, tergiversare il senso di certi passi della parola che Dio ha mandato tramite il suo profeta, dandole varie interpretazioni, formulando strane dottrine, tramite le quali Satana prepara il terreno per poi portare a termine il suo piano diabolico. Con queste interpretazioni e dottrine varie che Satana formula tramite i suoi agenti intrufolati nella cerchia dei credenti nel messaggio dell'ora, egli compie due cose. A. Egli porta discredito e disonore alla parola di Dio dell'ora. B. Egli mette discordia tra i credenti nel messaggio dell'ora. Secondo punto. Una volta che Satana produce divisioni e scandali e false dottrine dentro la cerchia dei credenti nel messaggio dell'ora, poi egli suscita dei suoi agenti all'esterno, tra i credenti denominazionali, i quali prendono le false dottrine e gli scandali prodotti da quelli che egli ha usato all'interno. Questi dall'esterno, utilizzando le cose false prodotte da quelli che sono all'interno, si servono per screditare, per calunniare il profeta di Dio e poi per schernire i veri credenti cristiani che stanno fedeli alla parola di Dio dell'ora. Mi spiego. Dio ha mandato un messaggio tramite il suo profeta William Marion Branham. Il messaggio è perfetto. È puro, è scritturale al 100%, ed essendo tale, esso produce unione e la vita di Cristo tra coloro che lo accettano, lo credono e lo ubbidiscono. Ma questo Satana lo odia. Cosa fa dunque Satana per distruggere l'unione e la fede tra i credenti? Satana introduce i suoi tra i credenti nel messaggio. Questi cominciano a tergiversare quello che ha predicato il profeta, cominciano a formulare le proprie vedute, le proprie interpretazioni, le proprie idee, le proprie dottrine, dicendo il profeta non voleva dire questo, il profeta voleva dire quest'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Esse sono usate da Satana per preparare il terreno per quelli che poi Satana userà all'esterno. Un caso del genere è proprio l'insegnamento sullo zodiaco e sulla piramide. Il fratello Branham ha solo accennato allo zodiaco e alla piramide, dicendo che lo zodiaco è la prima Bibbia che Dio scrisse e che la piramide di Cheopa, quella costruita prima del diluvio, è la seconda Bibbia. Però questo non è dottrina, no, assolutamente no. Ascoltate cosa dice qui il profeta circa lo zodiaco e la piramide. Nel messaggio intitolato "Non ti ho io mandato", predicato a Phoenix, Arizona, il mercoledì 24 gennaio del 1962. Questo non è un insegnamento, questo è un detto. Ricordatevelo, lasciate che io lo dica di nuovo, questo non è un insegnamento, ma un detto, come per fare una parabola. Dio scrisse tre Bibbie, una di esse era nei cieli e l'uomo poteva guardare in alto e realizzare che il suo creatore veniva da là, lo zodiaco. Qual è la prima cosa dello zodiaco? Esso inizia con la Vergine. Qual è l'ultima figura dello zodiaco? Leo, il leone. La prima volta che Cristo venne fu tramite la Vergine. La prossima volta che egli viene
e attraverso il leone della tribù di Giuda. Poi ci sono i pesci incrociati, l'epoca del cancro e tutte le altre, come voi potete leggerle nella lista. Mentre Giobbe studiava questo, e se voi leggete il libro di Giobbe, voi lo comprenderete. Ora, certo, pure il diavolo lo prende e con quello fa delle cose. Poi noi andiamo al prossimo che essi chiamano l'insegnamento sulla piramide. Non andate mai dietro a quello. Voi avete una Bibbia dietro a cui dovete andare. Vedete? Questo è ciò che il profeta, il fratello Branham, ci esorta a fare, a non basarci sullo zodiaco o sulla piramide. Vedete quindi come il fratello Branham ci esorta a non andare dietro lo zodiaco o dietro la piramide, ma di andare solo dietro la Bibbia, dietro la parola di Dio? Perché allora alcuni fanno studi sulla piramide e studi sullo zodiaco? Perché? Lo fanno perché sono usati da Satana per distrarre i credenti dalla parola di Dio, così da confondere e ibridizzare e corrompere la loro fede. Lo fanno per procurare del materiale a quelli che Satana poi userà all'esterno. Il tutto è sincronizzato da Satana per screditare il glorioso messaggio che Dio ci ha mandato tramite il suo profeta William Branham. Ora, è vero che la Bibbia parla di Zodiaco, di Orione, delle Pleiadi, questo è vero, ma da nessuna parte la Bibbia ci ha detto, ci insegna o ci ha detto di guardare le stelle, da nessuna parte. Anzi, la Bibbia ci esorta a non fare quello. Quando il fratello Branham dice che la prima Bibbia di Dio era lo Zodiaco, è come dire: guardando il cielo tu vedi Dio. Ma egli dice pure che guardando tutta la natura tu vedi Dio. Tu vedi Dio nella creazione. Tu vedi Dio nello sguardo di un bambino. Vedi Dio nello sbocciare di un fiore. Lo vedi nell'arcobaleno. Tutto ci parla del creatore. Ma questo non vuol dire che noi dobbiamo adorare la creazione. Affatto. Lo stesso è con la grande piramide di Cheopa. Essa fu costruita prima del diluvio. In essa ci sono scritte date come quella del diluvio, della nascita di Mosè, dell'uscita di Israele dall'Egitto, della nascita di Gesù e la sua morte, la data della discesa dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Ci sono date che riguardano lo scoppio della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale. C'è perfino la data di una grande luce che sarebbe venuta dall'ovest. E la data corrisponde alla nascita del fratello Branham. C'è la data del 1963, quando Dio aprì i sette sigilli dell'Apocalisse, e tante altre date. Ora, per avere tutte queste date, chi la costruì deve aver avuto una cognizione profetica degli eventi futuri. Ecco perché il fratello Branham dice che la piramide è stata la seconda Bibbia che Dio scrisse, e che a costruirla fu Enoch, un profeta di Dio. Però il profeta non dice mai che noi dobbiamo guardare alla piramide. No, affatto. Il profeta dice sempre che noi dobbiamo tenere il nostro sguardo su Gesù Cristo, la parola di Dio, il nostro capo e compitore di fede. Noi dobbiamo studiarci di stare nella parola di Dio, la Bibbia, non sullo zodiaco e neppure sulla piramide. Se lo zodiaco aveva da dirci qualcosa, allora il fratello Branham ne avrebbe parlato nel suo libro, un'esposizione delle sette epoche della Chiesa, mentre in questo libro egli non ne parla affatto, mai. Se la piramide aveva da dirci qualcosa, allora il profeta ne avrebbe parlato nel suo libro, invece egli non ne parla mai. Dunque, chiunque mette enfasi su ciò che dice lo zodiaco o su ciò che dice la piramide non fa altro che distogliere lo sguardo da Cristo, dalla parola di Dio, dal messaggio dell'ora. E chiunque fa questo è uno strumento di Satana.
tra gli strumenti di Satana che operano in Italia abbiamo un certo Vincenzo Ramondetta e altri come lui. Costoro sono strumenti di Satana, uomini pervertiti in quanto alla fede, uomini senza lo Spirito Santo, uomini riprovati. Guardatevi da ciò che essi predicano e insegnano. Vincenzo Ramondetta è una vergogna e porta solo vituperio e disonore al glorioso messaggio che Dio ci ha mandato tramite il suo profeta Branham. Essi sono agenti che Satana ha intrufolato tra i credenti che hanno accettato il messaggio predicato da Branham. E tramite costoro Satana fornisce il materiale a quelli che sono di fuori, ai denominazionali, per poi operare dall'esterno e attaccare i genuini credenti, gli eletti, la sposa di Gesù Cristo. Non date ascolto a questi astrologi e esoterici vari. Date ascolto alla parola di Dio, così come è scritta nella Bibbia, poiché è a quella che ci ha riportati la predicazione del profeta del Signore William Marion Branham. Il profeta ci riporta alla Bibbia, alla parola, al Vangelo, alla rivelazione, alla fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi, non allo zodiaco e a nemmeno alla piramide. Procurati le predicazioni di Branham, leggile, ascoltale, confrontale con la Bibbia, esaminale con un cuore sincero e aperto e vedrai che il tuo cuore viene portato più vicino al Signore Gesù Cristo e non allo zodiaco o alla piramide o a qualche religione o denominazione. Possa la grazia del Signore essere con tutti coloro che sono puri di cuore. Questo è il mio desiderio, è la mia preghiera, è la mia esortazione.